Andiamo ragazzi! Dai! Lui è Francesco Flachi, terzo marcatore di sempre dopo Mancini e Vialli alla Sampdoria, cresciuto nella leggendaria Fiorentina di Batistuta. Questo momento, questo esatto momento, resterà nella storia del calcio, perché segna ufficialmente il suo rientro in campo dopo 12 lunghissimi anni di squalifica. Lo abbiamo seguito nella sua preparazione al ritorno al calcio giocato, ci ha spiegato quello che ha vissuto e come lo ha vissuto dal giorno della squalifica nel 2010 fino al momento che state vedendo. Giugno 2010, il Tribunale Nazionale del Doping infligge 12 anni di squalifica a Francesco Flachi. Il motivo? L'attaccante, all'epoca nel Brescia, è risultato positivo alla cocaina ed è la seconda volta nel giro di 3 anni. La mano del Tribunale del CONI è pesantissima, non sono solo 12 anni senza giocare, Flachi non può allenare, non può nemmeno entrare in uno stadio. In questi 12 anni ha fatto di tutto, ha gestito un locale, ha fatto l'allenatore in mezzo ai divieti che glielo impedivano, ha prestato la sua voce a radio e TV locali, ma soprattutto non ha mai smesso di pensare ai suoi due più grandi amori, la Genova blu cerchiata e Firenze. Calcio di periferia ha vissuto con lui l'ultimo mese di squalifica prima del ritorno in campo, ripercorrendo alcune tappe della sua carriera. La mia prima partita, sì, fu col Palermo, fu la domenica speciale, anche perché calcola che 20 giorni prima ero in Curva Fiesola a tifare la Fiorentina, 20 giorni dopo invece di salire le scale per andare in Curva Fiesola salivo le scale per entrare all'Artemio Franchi. E fu una sensazione, un'emozione bellissima, anche perché giocare davanti ai propri tifosi, davanti ai propri amici è stato veramente bello. In più indossavo la maglia numero 10, insomma, che per Firenze era un numero importante. Venne fuori una partita bellissima, si vinse 4-1, ma a livello personale entrai in tutte le occasioni di gol, mi mancò solo il gol per concludere questa giornata fantastica. E da lì iniziò il coro, il ragazzo gioca bene. E poi i ricordi conservati con i grandi campioni, come quell'aneddoto su Rui Costa. Quando Rui arrivò il primo anno faceva un po' fatica, no? Il mister Coranieri lo levava i primi 10 minuti del secondo tempo, ancora doveva un po' ambientarsi, capire un po' com'era il calcio italiano. E quindi poi lui è un ragazzo eccezionale, un po' timido, soffriva questa situazione. Poi noi giocatori abbiamo un po' di cabale, no? Superstizioni e tutto quanto, delle volte andiamo a ritrovare degli aneddoti che ci hanno portato bene. E quel giorno lì lui mi disse: dai, mi vieni con me, vieni a far compagnia, andiamo giù in palestra, si va a fumare una sigaretta prima della partita. E quindi si prese il caffè, si scese le scale, si entrò in palestra, si parlava un pochino, cercava un po' di aprirsi, di capire e tutto quanto. Poi dopo tornammo su e lui la partita fece gol. Quindi da lì in poi, prima di ogni partita dovevo andare con lui, perché, e poi lì ci fu un po' la trasformazione, dove iniziò a giocare, si prese fiducia, ma no, perché grazie a me, nel senso, però ripeto, noi siamo molto superstiziosi e quindi cerchiamo di rifare le stesse cose quando le cose vanno bene. Ma la cosa bella è che quando lui andò al Milan, io ero alla Sampdoria, giocavamo la Coppa Italia, prima di arrivare negli spogliatoi lo vidi. Prima di salire le scale gli dissi, ci si abbracciò, ci si salutò e disse: che fai qui? Aspettavo te per andare a fumare la sigaretta. E lì per lì dissi: no, non vengo, se no ci fai gol. Capito? Poi, a parte la battuta, si andò lì e niente, si stette a parlare un po', a raccontare un po' gli episodi passati insieme, condivisi. Mentre si prepara a tornare in campo con il Signia in eccellenza, Flachi ricorda anche gli anni delle battaglie nei derby della Lanterna, Genoa-Samp. Ti devo dire la verità, quando esce il calendario la prima cosa che vai a vedere è quando è il derby.
e quindi già lì inizi già a pensare a partire, però poi dopo il bello è quando 15 giorni prima, anche prima di una partita, l'atmosfera cambia, te la fanno sentire i tifosi, già vengono lì al campo, già ti iniziano a dire mi raccomando è la partita lì, è la partita della città più importante. È veramente un bello spettacolo da vivere. Io la prima partita feci un po' fatica perché mi andò via la salivazione, quindi dopo un pochino sono dovuto uscire perché non riuscivo più a respirare, dovuto dalla tensione creatami dalla concentrazione, e quindi devi essere anche bravo nel gestire, nel imparare come arrivare a questa partita qui, perché mentalmente la soffro. Ma come si vivono 12 anni di squalifica? Mi sono sentito male, mi sono sentito, ora vorrei usare una parolaccia ma non te la dico, perché praticamente lì mi è cascato tutto il mondo addosso, però d'altronde è una cosa che è successa, quindi dovevo anche assumermi le mie responsabilità, bene o male un po' il mio destino lo sapevo, perché in una situazione del genere rischiavo, come è successo, la rescissione del contratto ed essere mandato via. Sono arrivati al campo, lo comunicano dopo un mese da quello che era successo. Sono arrivati al campo e niente, mi hanno dato questa notizia qui, quindi il tempo di preparare la roba e scappare, perché dopo 10 minuti sarebbero arrivati tutti i giornalisti. Ho avuto per un paio di giorni tutti i giornalisti sotto casa, insomma ero un po' barricato, che poi bene o male mi venivano a trovare, stavo con gli amici, continuavo a scherzare e ridere. Il problema è quando andavano via, che mi ritrovavo da solo. E non nego anche delle volte di aver pianto e di aver rimpianto quello che avevo fatto. I primi 5 anni sono stati devastanti, perché avevo un po' il rigetto, ma non per colpa degli altri, per colpa mia, quindi cercavo di parlarne il meno possibile, di vederlo il meno possibile, perché sennò la vivevo male la situazione, quindi non sono stati facili. Poi piano piano ho iniziato un attimino a riprendere voglia di vedere il calcio, di praticarlo soprattutto, perché poi dopo fu creata una scuola calcio a Bagnaripoli, Francesco Flacchi, dove lì ho iniziato ad andare a allenare i bambini, e poi dopo presi la prima squadra per allenare, e levandomi anche delle grosse soddisfazioni, perché in 4 anni ho vinto un campionato di terza categoria, ho vinto una coppa disciplina. Essendo sotto squalifica non potevo nemmeno prendere il patentino. L'unica situazione, insomma, che non ti faceva vivere a 360 gradi era il fatto che io potevo fare allenamento, però la domenica non potevo andare, quindi non era per niente facile, dovevo entrare di nascosto nello spogliatoio nel parlare, nel spiegare determinate cose. In questi anni Flacchi ha avuto anche il supporto di chi dal mondo del calcio non lo ha abbandonato. Quella persona che mi è rimasta più vicino è stato Novellino, a livello proprio attaccamento e tutto quanto, e tutto. Ci sentiamo, ci siamo fatti gli auguri per Natale. È una delle poche persone che alzo il telefono per fargli gli auguri. E mister Novellino non poteva mancare alla prima di Flacchi con la maglia del Signa. Ma di chi è stata l'idea di puntare su Flacchi 12 anni dopo? Non lo so, questo glielo dovete dire al presidente, che lui è la mente malata di tutto questo. E quindi venne fuori questa cosa qui a battuta, che lui me la fa sempre, che ho mai giocato a calcio, ogni volta gli alzi il telefono e tutto quanto, e dico sì, ogni tanto ho giocato. E poi da lì piano piano sono iniziato un po' le motivazioni, no? A prendermi in giro e tutto quanto, ce la fai, non ce la fai più, tanto, una, due, tre, quattro, cinque, alla sesta, e ho detto allora mettimi alla prova, che devo fare? Diciamo, abbiamo un rapporto che da tanti anni, e via via che si avvicinava il momento della fine della squalifica, l'idea di rivederlo in campo si è fatta sempre più, diciamo, più grande e persistente a parte di tutti, e ora diciamo siamo vicini. Di fatto Francesco vuol dimostrare che stare 12 anni fuori dal calcio ha subito una grande ingiustizia, e vorrebbe far vedere l'ha subito anche il calcio a tenerlo lontano. Anche perché a me le scommesse mi piacciono, no? Però questa è una scommessa, secondo me, che non è facile, perché è vero che si può parla Flacchi Serie A, Flacchi di qui, Flacchi di là, però se non sei preparato e motivato e allenato rischi anche di fare delle figuracce. E di figuracce ne ho fatte anche abbastanza, e questa mi piacerebbe un po' vincerla. Non è facile, però mi sto preparando bene a livello mentale, a livello fisico. Sono pronto, speriamo. A parole sì, poi bisogna vedere a fatti. We'll be right back.
Questa gente deve essere uno stimolo in più, no, ti fa una. Sbagliamo. Andiamo ragazzi! Dai! Ci siamo, è il grande giorno. In quei pochi metri che vanno dallo spogliatoio al campo, nella testa di Francesco Flachi passa tutto quello che è successo in questi 12 anni. Il Flachi ristoratore, il Flachi opinionista televisivo, il Flachi allenatore clandestino senza patentino per poter allenare. Oggi è Signa Prato 2000, eccellenza toscana, e Flachi torna in campo con la maglia numero 14, la stessa con cui, in quel lontano 19 dicembre 2009, si congedò così dal calcio in un Brescia-Modena di Serie B. A 46 anni, Flachi parte addirittura titolare contro dei ragazzini che hanno la metà dei suoi anni e gioca la prima mezz'ora. Esce con il numero 14, Francesco Flachi, entra Piacabè. Alla fine il suo Signa pareggerà 2-2, ma quel che più importa è che il calvario della squalifica per Francesco è finalmente giunto al termine. No, personalmente che dire, sono felice, è normale che mi piacerebbe sempre fare o dare qualche cosa di più, però mi devo rendere conto anche perché ho 47 anni, sono 12 anni che non gioco, quindi più di questo non posso fare, ma va bene così, va bene, sono felicissimo, contento, ho visto tanta gente veramente che mi vuole bene, questo per me è un grande motivo d'orgoglio, devo ringraziare veramente, perché io ho detto è vero che questi 12 anni per me sono stati duri, sono stati lunghi, ma soprattutto questo giorno qui me l'ha fatti cancellare tutto, perché è stato veramente veramente bello. Sì. Cercavo di rifare le cose un pochino che facevo prima, però me ne sono un po' dimenticate tante, capito? Come mettere i palastinchi, come mettevo le scarpe, sono degli aneddoti insomma che ti rimangono per tutta la vita, anche la preparazione prima della partita, la sera, mettersi le cose a posto, personali, e quindi sono strafelice, guarda, sono veramente, veramente penso che questo sia uno dei giorni più belli della mia vita.